a tutti e benvenuti a questo 12° incontro della Scuola di Politica Popolare di Grande Roma Città. Io dico soltanto qualcosa di introduzione alla Scuola di Politica Popolare perché diciamo, ho un po' seguito dall'inizio il gruppo che si è messo diciamo, in gioco per fare insieme questo progetto. Questo ulteriore gruppo tematico all'interno di questa grande esperienza di Grande Roma Città. Vorrei dire che ricordo un po' tutte le riflessioni che abbiamo fatto nella gestazione di questa scuola di politica popolare e credo che sia molto interessante il fatto di accettare di rimettersi alla scoperta della politica in un momento in cui, in un momento in controtendenza rispetto alla crisi della politica, che è un po' un leitmotiv del nostro clima sociale, no? Tutti sono un po' in crisi con la politica. In un momento come questo, la scuola di politica popolare non va contro questa tendenza, ma va incontro a questa crisi e cerca di ascoltarla, di capirne le motivazioni e di vedere se ci si può rimettere in movimento. Perché noi probabilmente tutti condividiamo l'idea che senza politica non si possa vivere. Quindi credo che muoviamo dalla consapevolezza che la crisi della politica possa riguardare diversi livelli. Uno è quello globale e quindi l'idea della globalizzazione, i processi della globalizzazione che hanno trasformato le dimensioni di vita delle persone, creando anche situazioni di opportunità, ma anche di disagio e di crisi, una dimensione europea con l'idea di un processo incompiuto che non si è realizzato e che ha lasciato molte frustrazioni e molti disagi, e poi il nostro livello nazionale, quello italiano, dove anche c'è un'esperienza di crisi e di difficoltà. Però ecco, la Scuola di Politica Popolare nasce per riprendere queste storie, questi percorsi interrotti, queste narrazioni, per interrogarle e per provare a giocare la proposta di riandare a scuola, no? Quindi utilizzando questi tre termini che sono molto significativi, la scuola, una dimensione anche di umiltà, di rimettersi ad imparare. E farlo in una dimensione comune, condivisa, perché a scuola in genere si sta insieme ad altri. Poi questa parola della politica, che ho detto, è una parola che in questo momento è una scommessa, ma è anche una necessità. La politica è un po' come il pane quotidiano. E poi anche l'idea che sia popolare, e anche la parola popolo è una parola, diciamo, che suscita diverse reazioni e anche sensazioni. Quindi si chiama anche il terzo incomodo perché è un po' una pietra d'inciampo, un po' un sasso nella scarpa, qualcosa che vuole creare un attrito e rimettere in movimento. Quindi questa era un po' diciamo, la voglia di condividere il percorso che c'è stato all'interno del gruppo per arrivare a questa scelta di collaborare alla Scuola di Politica Popolare. Ora lascio la parola a Giorgio Fazio che introdurrà l'incontro di oggi. Grazie. Sì, all'interno di questo percorso noi abbiamo seguito diversi filoni di ricerca finora. Sicuramente un tema che sta attraversando molti incontri e forse rappresenta anche un po' il filo conduttore di questa interrogazione, fondamentale del nostro tempo, è proprio quello del neoliberismo. Siamo chiesti in altre lezioni, per esempio c'è stata una lezione con Mario Pianta, l'economista Mario Pianta, cosa vuol dire neoliberismo, da quando si afferma questo paradigma economico, perché le crisi che sono scoppiate a partire dal 2007-2008 e ancora ci siamo dentro sono collegate al neoliberismo. E poi abbiamo cercato anche, per esempio nella prima lezione con Ida Domigliani, di risalire anche alle radici culturali, anche alla,
proprio la concezione della vita, del mondo che si è affermata con questo paradigma economico, che non è soltanto appunto un paradigma economico, ma qualcosa di più. E ci torneremo perché una delle ultime lezioni di giugno sarà con Francesca Coin e sarà di nuovo sul neoliberismo. Ora, all'interno di questo percorso, questa lezione l'abbiamo voluta dedicare un po' a ragionare sulle alternative al neoliberismo e quindi abbiamo voluto accostare due economisti che da anni insomma, fanno ricerca sulle alternative al neoliberismo e lo fanno diciamo, anche a partire da punti di vista non immediatamente coincidenti e questo è forse un elemento anche di interesse questa sera cercare di confrontare due approcci diversi. Quindi passo subito alla presentazione, noi diciamo, ringrazio ovviamente di essere qui questi due relatori, Laura Pennacchi, che diciamo, è studiosa e saggista, dirige la scuola per la buona politica Vivere la democrazia della Fondazione Basso, coordina il forum Economia Nazionale della CGIL, è stata parlamentare per 3 legislature, è stata vice segretaria del Ministero del Tesoro con Ciampi durante il primo governo Prodi e se non sbaglio anche vice ministro con il primo governo del Tesoro con il primo governo D'Alema. Ha scritto moltissime pubblicazioni e alcune di queste sono La moralità del welfare contro il neoliberismo populista, Riforma, capitalismo e democrazia economica, da ultimo recentissimo un testo molto affascinante che diciamo passa dall'economia alla filosofia che si chiama De Valoribus Disputandum Est, appena uscito per Mimesis e quindi come appunto vedrete insomma Laura Pennacchi cercherà di sviluppare un ragionamento neo-keynesiano, potremmo dire, questa sera. E Alberto Castagnola è un economista, anche lui svolge attività di ricerca, di promozione e di formazione, in particolare in merito ai problemi dell'economia e della finanza internazionale, della globalizzazione, dei rapporti tra nord e sud del mondo, della necessità di una decrescita e della costruzione di un'economia alternativa e solidale. Ha lavorato presso la Svimez, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, l'Istituto di Studi per la Programmazione Economica, ISPE. Ha diciamo, un grande impegno anche nei movimenti, nelle associazioni, è stato tra i promotori della Rete Liquid, se non mi ricordo male, e tra le sue pubblicazioni, moltissime, anche qui, diciamo, Cancellare il debito, Danni, responsabilità e meccanismi del debito estero, La fine del liberismo, La decrescita tra passato e futuro, Fonti e protagonisti, Movimenti ed esperienze, e lui appunto svilupperà questa sera un ragionamento sulla decrescita. A questo punto passerei la parola a Laura Pennacchi, di nuovo grazie, e in seguito alle relazioni avremo un momento per confrontarci, domande, eccetera. Io direi che avete tra mezz'ora e 40 minuti a testa, mezz'ora va bene, sì. E poi passiamo alla fase di... Entro più la alle 8. Però c'è anche questo tempo. Allora, grazie di avermi invitato, grazie di essere venuti qui ad ascoltare, a ragionare, a discutere insieme. Giorgio ha già illustrato qual è il punto che vogliamo mettere a fuoco oggi e quindi le alternative al neoliberismo. Avete già fatto degli incontri dedicati al neoliberismo, quindi ci sono, immagino che molte cose siano state dette e tuttavia per discutere di alternative al neoliberismo devo un attimo ritornare sul neoliberismo stesso, a partire dalla domanda sull'oggi, perché oggi noi assistiamo a una cosa molto strana e singolare, che è quella che gli studiosi chiamano resilienza del neoliberismo, cioè il fatto che questo neoliberismo,
ha fatto fallimenti di tutti i generi, anche ormai acclarati, eclatanti, perché la crisi del 2007-2008, la crisi globale del 2007-2008, ormai sono più di 10 anni, a distanza di più di 10 anni, non possiamo assolutamente dire che sia davvero finita, cosa sulla quale tornerà anche Castagnola. E non è davvero finita, però è stata una crisi talmente devastante, superiore, e Castagnola su queste cose tornerà, nei suoi effetti, a quella del 29, la crisi degli anni 30, e quindi è assolutamente acclarato il fallimento pratico del neoliberismo, però il neoliberismo sul piano teorico, politico e culturale resiste, e c'è dunque questa strana resilienza. Qualcuno dice, un grande studioso che si chiama Colin Crouch l'ha definito uno zombie questo neoliberismo, un morto non morto. Un altro studioso italiano, Riccardo Bellofiore, parla in questi termini. E possiamo anche dire che una delle ragioni della sua resilienza è la straordinaria capacità che il neoliberismo ha di mutare pelle, però non la sostanza. Quindi si ibrida con tutta una serie di altre formazioni, compreso le formazioni populistiche. E quello a cui stiamo assistendo oggi è l'incrocio, credo che di questo vi avrà parlato anche Mario Pianta, perché lui è molto attento a questo aspetto, è l'incrocio tra varie forme di populismo, soprattutto di destra, e a proposito dell'attenzione che dobbiamo alla questione del popolo, che è distinta da quella del populismo, come la nostra introduttrice ricordava, e quindi un altro studioso che posso citare vicino a noi è Michele Prospero, che in una presentazione che abbiamo fatto all'Enciclopedia Italiana di questo libro mio, ultimo, di cui mi parlava Giorgio, De Valoribus, Disputando Queste. Che è successo? Non si sente il microfono. Applicazione. Forse ho mosso qualcosa involontariamente. No, se non si è sentito un... Ecco, no. Il resto ci vediamo. Sui valori dopo il neoliberismo. Adesso andiamo a cercare di capire, magari però possiamo provare a senza. Sì, io credo di aver mosso qualcosa. No, è acceso, no, è che va a batteria, penso contatto, ci deve essere un contatto. Farò più fatica, però cerco di... C'ho pure un po' di enfisema polmonare in questo periodo, quindi faccio proprio fatica a tirar fuori il piatto. Ma comunque, Michele Prospero diceva nella presentazione di questo libro che il populismo è il neoliberismo che si nasconde, che si occulta, ma che continua ad agire. E allora, attraverso che cosa sostanzialmente continua ad agire? I processi... Posso riprendere? No, andiamo un attimo. I processi di fondo del neoliberismo che continuano ad agire sono sostanzialmente tre, ve li ricordo sommariamente. Uno dei processi importantissimi è la finanziarizzazione, la trasformazione dei processi economici, dando un'ipertrofia alla finanza e quindi alla crescita del debito. Il debito totale pubblico e per somma di pubblico e privato continua a crescere esponenzialmente, e quella crescita significa accumulo di grandi possibilità di lucro da parte della speculazione finanziaria e da parte dei redditieri più sfrenati, il famoso 0,1% e anzi 0,01% della popolazione nei paesi occidentali. Quindi abbiamo la finanziarizzazione, la commodification, che vuol dire la mercificazione, la trasformazione in merce di ogni cosa, anche del genoma umano e anche delle
delle tre grandi cose che Carpolani, un grandissimo studioso di questi fenomeni, diceva non dovessero essere assolutamente mercificate, e cioè la terra, e pensate all'ambiente, la terra alla mercificazione e alla distruzione dell'ambiente che la mercificazione ha prodotto, la moneta e appunto la finanziarizzazione e mercificazione assoluta della moneta, che invece nella sua origine ha addirittura un valore sacrale. E il lavoro, pensate alla mercificazione tremenda che c'è in tutti i processi di precarizzazione, di frantumazione del lavoro. E l'altro grande processo del neoliberismo è la denormativizzazione, cioè la sostituzione al valore della norma e della legge, la sostituzione alla norma e alla legge del contratto privato, del negozio privato, con una contrattualizzazione che è anche legata alla privatizzazione, ai fenomeni di privatizzazione che sono dagli anni 90 sono andati molto avanti in modo devastante. I dispositivi più originali del neoliberismo, dal punto di, siccome dobbiamo anche indagare sulle origini per l'appunto filosofiche, antropologiche, di tutto questo sistema che ci incatena, di cui siamo prigionieri anche oggi, i dispositivi più originali risalgono all'assunzione della figura dell'agente economico, che poi diventa l'agente umano universale, saremmo tutti noi, come homo economicus, quindi come soggetti che abbiamo solo un autointeresse, che agiamo solo per egoismo, per autointeresse individualistico, che non abbiamo nessun senso di altruismo, anzi l'altruismo, che invece, come ci spiegano gli antropologi, i sociologi, i psicanalisti, i filosofi, è stata la condizione attraverso la quale il vivere sociale e la convivenza civile ha potuto realizzarsi. No, l'altruismo ha bisogno, quando si manifesta, di essere dimostrato. Mentre l'egoismo non ha bisogno di nessuna dimostrazione, l'altruismo ha bisogno di essere dimostrato. Questo porta a una visualizzazione dell'agente economico assolutamente desoggettivizzata. Abbiamo processi di desoggettivizzazione terribili. Questo agente non è un agente, è un calcolatore, è uno che appunto calcola i mezzi migliori in rapporto a fini, ma i mezzi e i fini sono dati, non può riflettere, non può ragionare né sui mezzi né sui fini. I fini e i mezzi sono estromessi dall'ambito del razionalmente indagabile. Amartya Sen, che è un grande economista e filosofo dell'economia, di cui anche negli anni 90 abbiamo sentito tanto parlare, poi è stato premio Nobel dell'economia all'inizio degli anni 2000, anzi no, nel 97 ancora. Amartya Sen dice che questo agente non è un agente, è un rational fool, è uno sciocco razionale, è un idiota sociale. E tuttavia con queste assunzioni il mondo è stato guidato negli ultimi 30 anni, e queste assunzioni hanno creato un'associazione inaudita tra desoggettivizzazione e depoliticizzazione. Quel venir meno dell'interesse per la politica, la demonizzazione della politica, la costruzione dell'idea della casta, la politica come ciò da cui dobbiamo essere orripilati, è legata a tutti questi processi. Questi processi hanno portato a un'incredibile irrilevanza della mediazione istituzionale, delle istituzioni della mediazione istituzionale, a una celebrazione dell'immediatezza, come se non ci fosse invece tutta quella complessa mediazione che dal Settecento, dall'Ottocento, dall'Illuminismo in poi, dalla Rivoluzione francese in poi, ha creato le premesse della civilizzazione moderna. E invece quello che è stato celebrato è
in questa mediazione, in questo venir meno della mediazione istituzionale, è stato il motto: meno regole, meno tasse, meno Stato. E guardate che anche oggi tornano questi argomenti, meno tasse è proprio al top di tutto in questo governo, meno regole anche perché si distruggono le regole che normano i diritti civili, per esempio. Pensate alla legge che è passata in Alabama praticamente sul divieto di aborto in qualunque condizione. E paradossalmente anche meno Stato, nel senso di non più Stato come qualcosa di invasivo, di nomine, di appropriazione di parti della macchina amministrativa, ma non Stato come sfera pubblica, alla Hannah Arendt, come sfera pubblica, come creazione delle condizioni del ragionamento, dell'etica del discorso, del ragionamento comune, della crescita in comune. A fronte di una situazione di questo genere e con grandi fenomeni di disorientamento, perché nel populismo c'è anche grande disorientamento, e secondo me c'è anche una domanda, anzi più domande valoriali che rimangono in evase, ma rimanendo in evase, perché non può essere una risposta a quella di dire cacciamo tutti e chiudiamoci nel nostro fortino. Queste domande rimangono in evase e di là da allora uno spirito conformistico, il Twitter, il messaggio brevissimo, sincopato, che non fa appello al ragionamento, ma solo a volte a identificazioni emotive, e ritorna l'emotivo, l'emozionale in forme convulse, possiamo perfino dire. Allora in questa situazione noi che vogliamo invece ripristinare il valore della democrazia basata anche sul popolo, certamente lo dice la Costituzione italiana nel suo primo articolo, ma anche sulla mediazione, sul dialogo, sulla riflessione, abbiamo bisogno di tornare proprio ai fondamenti. Dobbiamo, e quindi abbiamo molto bisogno di una riflessione che anche culturalmente va ai fondamenti. Per questo io, per esempio, mi sono dedicata in quest'ultimo libro, l'ho chiamato addirittura un latino un po' maccheronico, De valoribus disputandum est, ma su dei valori bisogna disputare, bisogna discutere, bisogna riflettere, bisogna ragionare, perché c'è un luogo comune che tutti conosciamo, che dice de gustibus non est disputando, ma anche questo è latino maccheronico perché non esiste la parola gustibus in latino. E siccome, ma con una raffinata operazione epistemologica, l'economia come disciplina, quella che si basa sull'homo economicus, ha assimilato i valori a gusti e a preferenze, siccome gusti, de gustibus non est disputando, ma allora anche de valoribus non sarebbe disputando, ma invece no. Dobbiamo assolutamente tornare a ragionare. Se vogliamo ripoliticizzare il mondo, dobbiamo innanzitutto passare attraverso una riabilitazione della dimensione morale e culturale. Questo tipo di sfida va costruita anche in modo più specifica, e mi avvicino quindi al discorso sulle alternative al neoliberismo, va costruita in modo più specifico proprio nel campo economico, perché l'economia è una delle massime responsabili di questo stato di fatto, sia l'economia come politica economica, sia l'economia per l'appunto come disciplina, che ha fatto una scelta di passare dall'essere una scienza sociale, come era per Keynes e per tanti, ma anche per Adam Smith era una scienza sociale. Adam Smith, prima di scrivere La ricchezza delle nazioni, aveva scritto La teoria dei sentimenti morali, quindi era una scienza sociale. Con il Novecento ha voluto trasformarsi in scienza della natura,
con una matematizzazione assoluta nel suo apparato analitico e però perdendo ogni contatto con le persone in carne ed ossa e producendo poi quei disastri che sono per l'appunto le politiche neoliberistiche. Quindi dal punto di vista economico la sfida è intervenire sui meccanismi che hanno portato alla crisi, e Castagnola ci dirà meglio come siamo arrivati a questa crisi, rilanciare la crescita, ma anche modificare la crescita in corso d'opera. Quindi io non penso che ci sia in realtà tutta questa differenza tra la mia impostazione e quella di Castagnola, che conoscevo già da altri lavori, perché io sono profondamente convinta, a parte che Keynes non ha mai detto basta scavare buche, ha fatto queste esemplificazioni scherzando, era uno che aveva un grandissimo senso dell'umorismo, un uomo coltissimo, gli piaceva scherzare, faceva bene, perché così la vita è un po' più vivibile. Ma non l'ha mai detto nel senso in cui si dice banalmente che il keynesismo è riproduzione della macchina della crescita tout court. Ma poi ci sono anche altri filoni attorno a Keynes, e noi non dobbiamo riscoprire solo lui, ma anche, per esempio, quelli un po' più marxisti che sono stati influenzati da Keynes, come Kalesky, da John Robinson, sono grandi economisti che in quegli anni hanno lavorato con lui. E poi c'è una pluralità di Keynes anche. Uno dei grandi economisti che io ho avuto anche la fortuna di conoscere direttamente, che è più giovane di questi che nominavo poco fa, è Ayman Minsky, che è uno straordinario, tra l'altro è venuto spesso in Italia, ha lavorato e ha insegnato a Bergamo, all'Università di Bergamo. E Minsky è quello che quando nel 2007-2008 è scoppiata la crisi, siccome lui aveva proprio studiato i meccanismi e aveva chiamato un suo libro L'instabilità strutturale del capitalismo e aveva studiato i meccanismi finanziari, nel 2008 l'Economist, che non è un settimanale esattamente bolscevico, però sono molto interessanti quelli che scrivono l'Economist, parlò di un Minsky moment, di un momento, era Minsky che ritornava, tra Minsky aveva anche scritto un libro sulla crisi del 29 e che aveva intitolato Can it happen again? Può riprodursi, può ritornare, può succedere un'altra volta e ha voglia che può succedere altre volte. Quello su cui dunque dobbiamo ragionare è anche sul nuovo modello di sviluppo. Io sono assolutamente perché facciamo un grande sforzo di pensiero, di produzione di pensiero, perché la sfida è lì, su quella frontiera, ed è una sfida che consente di rimettere insieme uno slancio progettuale sul piano economico e slanci progettuali di altra natura. Io penso che abbiamo addirittura bisogno, a differenza di quello che disse Max Weber all'inizio del Novecento, che ormai vivevamo in un mondo disincantato e ci dovevamo rassegnare a ciò, io penso che abbiamo bisogno di un nuovo reincantamento senza riprecipitare in condizioni, diciamo, troppo metafisiche o anche religiose di tipo assolutistico. Quello che è molto interessante riflettendo sulle alternative che possono venire dalla riscoperta di questi classici, perché io li considero classici, è un discorso che fa più leva ancora che non su Keynes, sui contributi che hanno prodotto in miotia di Roosevelt negli anni 30. Nel libro ci sono dei paragrafi, dei capitoli dedicati a New Deal di Roosevelt, ce n'è uno che si chiama Il New Deal come storia esemplare. Roosevelt fece con tutto il suo staff, che ne aveva evidentemente grandissimo,
fece delle cose assolutamente sperimentali. Pensate che nel 33 lui chiama, alla fine del 33 chiama un generale dell'esercito e gli dice: io voglio creare 1 milione di posti di lavoro. C'erano le file in tutte le strade, in tutte le città degli Stati Uniti, di gente che aveva perso il lavoro con il pentolino per prendere la minestra dagli uffici della carità. E il generale gli rispose: sì, presidente, abbiamo bisogno di almeno 2 anni. E Roosevelt gli disse: ma io non avrei chiamato lei, che è un generalone, se potessi aspettare 2 anni. Ho chiamato lei, che è un generalone, che usa i cannoni, l'esercito, eccetera, perché io ho bisogno di crearli in 2 mesi 1 milione di posti di lavoro. E così accadde. Ma fecero delle invenzioni strepitose, crearono delle agenzie. Roosevelt si mise contro tutte le grandi corporation, perfino contro la Corte Costituzionale, che allora era molto di destra. Ma fece anche un grandissimo investimento culturale. Sbagliano quelli che lasciano pensare che New Deal era una cosa un po'... Tutti i filosofi pragmatisti americani, grandissimi filosofi pragmatisti americani, con la sola eccezione di John Dewey, che era socialista radicale, non si voleva convincere che quelle cose, le quattro libertà su cui Roosevelt puntava, compreso la libertà dal bisogno, erano una risposta rivoluzionaria per quei tempi e lo sono a tutt'oggi, per me anche oggi. Ma quello che lui fece di straordinario è anche mobilitare dal punto di vista morale, emotivo, con i Job Corps, fece una mobilitazione, mandò la gente, creò a voler creare il lavoro anche per gli attori di teatro, anche per i pittori, Pollock e Rotto, questi grandi pittori che è in corso ancora una mostra su Pollock. I murales che ci sono a Chicago li hanno creati sulla base di questo mandato che ha dato Roosevelt: andate e create il lavoro, fate delle cose, qualunque cosa abbia un minimo di senso. I murales, il teatro, nelle piazze dei posti per creare delle città, anche delle piccole città del Midwest, per ricreare le condizioni anche del vivere associato, la sfera pubblica per l'appunto. Queste sono state le cose straordinarie che vennero fatte allora e secondo me queste sono le cose che vanno fatte oggi. E oggi, per fare queste cose qui, quindi intervenire anche sui campi dei bisogni sociali insoddisfatti, istruzione, bambini, terza età, infanzia, tempo libero, il lavoro va creato in forme assolutamente creative e nuove, va creato non in termini, e proprio per rispondere a quelli che dicono: ma ormai c'è l'innovazione tecnologica, siamo inevitabilmente destinati alla jobless society, alla società senza lavoro. Ed è questo argomento fallace, quello con cui in larga misura viene anche sostenuto il reddito di cittadinanza. E secondo me questo è un argomento estremamente fallace, non perché non sia vero che il capitalismo spontaneamente va verso la distruzione di lavoro, non verso la sua creazione, ma perché noi dobbiamo ribellarci a tutto ciò e dobbiamo fare il lavoro di cittadinanza. Non il reddito di cittadinanza, il lavoro di cittadinanza da cui verrà proprio anche un reddito. Da questo punto di vista, Keynes aveva scritto nella teoria generale, l'ultimo capitolo della teoria generale, Keynes parla di socializzazione degli investimenti. Per fare queste cose non è che possiamo, anche gli investitori privati, gli imprenditori troveranno beneficio, ma non possiamo aspettarceli da loro. Guardate, e anche in questa fase gli investimenti sono crollati del 27% in Europa, addirittura del 30% in Italia in tutti questi anni. In questa situazione chi volete che investa? Sta modestamente riprendendo un po' la leva degli investimenti, ma non può esserci quello che diceva già Keynes nell'ultimo capitolo della teoria generale.
e diceva molto meglio e molto più apertamente Anna Minsky e poi altri, James Mead, la Robinson e Tony Atkinson, che è uno, un grande economista, purtroppo inglese, purtroppo morto il 1 gennaio del 2017, e cioè usare anche lo Stato come employer of last resort, vale a dire lo Stato come occupatore di ultima istanza. Questo vuol dire che quindi dobbiamo rilanciare l'obiettivo della piena e buona occupazione, non in termini renici, ma nella consapevolezza dell'assoluta intrusività rispetto ai meccanismi spontanei del capitalismo e rivoluzionarietà di questo tipo di obiettivo, che è stato fatto colpevolmente cadere da tutti i governi nel trentennio neoliberista, anche, ahimè, dai governi di centrosinistra o addirittura di sinistra. Si dice spesso: il lavoro non basta. Certo, il lavoro non basta, ci vorranno tutta una serie di altre cose, ma il lavoro è la prima condizione anche di auto-identificazione. Pensate a Marx, che diceva: il lavoro è desiderio. Marx, il giovane Marx, il Marx dei manoscritti economico-filosofici: il lavoro è desiderio, è inquietudine creatrice. Noi dobbiamo tornare a questo tipo di dimensione. E in questo tipo di dimensione c'è un'altra intuizione collegata al discorso di Keynes della socializzazione degli investimenti, e che poi ripresa da Minsky e dagli altri che ho citato. L'intuizione è che c'è una riluttanza strutturale del capitalismo a non investire, a non investire soprattutto in attività che appunto creano lavoro, e a finanziarizzarsi. Queste cose che Keynes, tra l'altro, era uno studioso originario di economia monetaria, di moneta. E questa riluttanza strutturale del capitalismo a investire era già stata intuita, per esempio, negli anni 70, quando ci fu la prima grande crisi petrolifera e poi la successiva crisi petrolifera del 79, dalla socialdemocrazia svedese, che presentarono un piano, si chiamava piano Meidner, in cui pensavano proprio al coinvolgimento dei lavoratori direttamente nella proprietà, un piano di trasformazione radicale della proprietà che consentisse una via d'uscita dalla prima grande crisi dopo quella degli anni 30, nel secondo dopoguerra, che non fosse solo quella dello sfruttamento del lavoro, della riduzione dei salari, che invece è stata la via d'uscita che poi si è affermata, no? dalla fine degli anni 70 a oggi, quando noi guardiamo le diseguaglianze, le vediamo che il rapporto tra la retribuzione di un top manager e la retribuzione mediana era di 29 volte nel 1979, per l'appunto. Oggi è diventato di 200 volte, 400 volte, è una cosa pazzesca. Come è accaduto tutto questo? È accaduto perché la via d'uscita della crisi è stata ridurre drasticamente i salari e la quota che va del prodotto economico del valore aggiunto, la quota che va al lavoro, e espandere illimitatamente la quota dei profitti. Dunque, queste intuizioni, a mio parere, sono molto importanti, vanno riprese oggi. Io vi dico francamente una cosa: venendo, ho preso due autobus per arrivare fin qui, ho visto che su uno degli autobus c'era una grande scritta proposta da Zingaretti. Vi dico subito che io sono del Partito Democratico e sono sostenuto Zingaretti in quest'ultima campagna. Una grande scritta che dice: indennità di disoccupazione europea. Ma perché non ha detto lavoro a livello europeo per tutti, lavoro di cittadinanza? Perché non dicono queste cose? Perché non ha il coraggio di dire queste cose? Indennità di disoccupazione europea. Certo, va bene,
ma il lavoro va creato, non va risarcito per il fatto che non c'è. E per crearlo ci vuole tantissima inventiva, quella che appunto ebbe l'uso e che chiamò dai generali ai grandi pittori e ai grandi filosofi pragmatisti. Concludo, e penso di essere stata nella mezz'ora, dicendo che non va sottaciuta di tutto quello che sto dicendo, il contenuto non solo politico ma etico-politico, perché noi siamo in una fase che appunto, come dicevo in precedenza, all'inizio, la ripoliticizzazione del mondo richiede innanzitutto una riabilitazione della dimensione morale. Grazie. Bene, allora io ho preso un sacco di appunti. Io devo parlare della decrescita, è stato detto prima, però vorrei prima ripercorrere il discorso dell'analisi del momento attuale. 5 minuti, però è molto importante, perché tutto il discorso delle alternative si basa su una analisi della situazione attuale. Cioè, se qualcuno pensa che in qualche modo in questo momento è possibile uscire dalla situazione in cui siamo, questo non solo in Italia, allora è un altro percorso. Noi ci siamo trovati nella situazione che, dopo aver fatto tanti tentativi, ci siamo convinti che bisogna esplorare delle strade completamente diverse. Allora, quindi poi dopo, se volete, vi fornisco qualche elemento di mia biografia, però preferisco prima ripercorrere alcuni punti. Allora, per esempio, tutto il discorso della crisi. La crisi è, ne abbiamo parlato, è ancora in corso. Questo, guardate, è un'affermazione molto pesante, perché sono passati più di 10 anni, mentre la grande crisi del 29, che ha stravolto il mondo, eccetera, è durata 4 anni. Noi siamo invece ancora dentro a quella crisi. E c'è un problema molto grosso nascosto in queste parole, cioè che sono state fatte un sacco di proposte, e soprattutto durante i primi anni della crisi si è molte volte chiesto di modificare radicalmente il mercato finanziario, cioè bloccare la finanziarizzazione e modificare proprio i meccanismi di mercato. Obama aveva fatto una proposta di 2000 pagine, no? Che credo sia rimasta sostanzialmente, da quello che mi risulta, sostanzialmente inapplicata. Quindi la frase della formazione che faccio, per magari ne parliamo un po' più in dettaglio, però l'affermazione è che noi in questo momento stiamo esattamente nella situazione del 2007, non sono state apportate modifiche ai meccanismi, quello che si sta verificando e continuando a verificare sono esattamente le cose che hanno portato alla crisi del 2007-2008. Questo è il problema, cioè è rimasto, come dire, tutto intatto l'assetto pubblico e quindi il controllo delle regole, eccetera, e noi abbiamo soltanto visto che c'è stata un'espansione in termini quantitativi e proporzionali della sfera finanziaria. E quindi tutte quelle cose che stiamo leggendo sui giornali, le 4 banche in Italia, l'altra banca, cioè tutte queste cose qui sono esattamente quelle che sono successe subito prima dei subprime, cioè della prima crisi proprio tecnica all'interno delle banche negli Stati Uniti per il mondo. Ecco, quindi il discorso è molto importante. Secondo passaggio, il debito ha raggiunto delle cifre enormi, spaventose, cioè che è inutile che le dico, ce l'ho segnate qui, però sono molto, molto grandi. Ora, il debito c'è un problema, specialmente il debito pubblico, che in qualche modo si prevede di doverlo ripagare.
nel senso che quello che fanno dicono: ma non posso pagare oggi, prendo dei soldi in prestito e li pagherò nell'immediato, in qualche tempo. Questo è materialmente impossibile, cioè non è possibile ripagare l'ammontare del debito così come è stato fatto. E quindi quello che stanno facendo gli stati negli ultimi anni è pagare gli interessi su questo debito immenso, però senza nessuna prospettiva di poter rimodificare e tornare in una situazione di equilibrio. L'altro aspetto che vorrei citare è sempre questa questione del lavoro. È vero che noi dovremmo creare posti di lavoro, eccetera. Il discorso fatto sulla dottoressa, sul New Deal, è assolutamente perfetto. E il problema è che il sistema non ha più i meccanismi che era possibile creare in quel momento. Noi siamo di fronte a una situazione di disoccupazione strutturale. Cioè, io sono convinto che negli ultimi 10 anni si sono moltiplicate le prove del fatto che il sistema globale, globalizzato, eccetera, eccetera, non crea più posti di lavoro e in ogni caso non li crea più nella misura sufficiente rispetto all'andamento demografico e soprattutto ai bisogni di tutti quei paesi, eccetera, eccetera. Cioè, è un discorso molto duro quello che sto facendo, però purtroppo tutti i dati ci portano a questo tipo. L'altro passaggio ancora è il discorso del neoliberismo. Io sono d'accordo su tutte le cose che ha detto la dottoressa, però c'è un problema. E se il neoliberismo fosse solo la maschera, cioè fosse la copertura, fosse l'immagine esterna proiettata, cioè tutti i governi dicono di essere liberisti, alcuni partiti e alcune associazioni sindacali eccetera dicono di rispettare queste norme e poi tutti sanno che quello che succede effettivamente sotto non è più neoliberismo, cioè che c'è una specie di inganno enorme, no? E però se ci pensate un attimo, quando andate a vedere, il neoliberismo dovrebbe essere moltiplicare gli interventi, fare, non viene fatto questo, non vengono più tutelati i beni comuni, non vengono più tutelate le persone disoccupate, e non riusciamo ad assorbire una quota di immigrazione tutto sommato modesta, cioè nessuno dice mai che in Germania ci sono 5 milioni di turchi, cioè che in proporzione quello che arriva in Italia è molto poco rispetto alla popolazione e alla struttura economica. E non sto dicendo sì o no ai poveri immigrati, lasciamo da perdere parte questa parte qua. Chiaro che questa è la mia posizione, credo che sia chiaro, però il problema non è questo, il problema è che non riusciamo ad assumerli, cioè non abbiamo le capacità, ma non è di un desiderio politico sì o no contro il favore, è che il sistema nel suo complesso che non è più in grado di fare questa operazione di assorbimento. Allora come posso dire, il tasso reale di disoccupazione continua a aumentare, perché poi noi come dire guardiamo quello che succede alla televisione un mese su mese eccetera eccetera. In Sardegna c'è il 42% dei ragazzi che non hanno lavoro. Cioè queste sono le situazioni poi concrete, reali. Il 42%, vi rendete conto che cosa significa in proporzione? Cioè non solo che ogni famiglia c'è un disoccupato per molto di più, e soprattutto non ci sono prospettive. Allora a questo punto i ragazzi che partono per l'estero eccetera non è movimento culturale importante, interessante, eccetera, eccetera. No, è una fuga, cioè è un riconoscimento zona per zona che non ci sono queste possibilità di occupazione. Allora, l'altro elemento importante, questo è un po' la mia fissa negli ultimi 12 anni, è tutto il problema ambientale. Ne avete già sentito parlare in qualche modo, ormai malgrado tutto se ne comincia a parlare. Però tutto il meccanismo economico ha creato
Quindi anche, non quello di oggi, anche quello prima, anche prima del liberismo, però è proprio il meccanismo economico che ha creato le condizioni perché nasca la crisi ambientale nella quale siamo immersi e che ancora non viene riconosciuto. Noi ci siamo dentro completamente da tempo, da alcuni anni, e ancora non se ne parla in questi termini. Sembra quasi che è qualcosa che dovrà succedere. Noi continuiamo a cercare disperatamente di capire perfino l'andamento delle stagioni, fa più caldo, fa più freddo. È cambiato il meccanismo. Non possiamo più usare quello schema lì perché non funziona, è fuori, non ci sono più i dati di fatto. Allora, questa cosa però è strettamente legata in particolare al consumo del petrolio, del gas, eccetera. Ma cosa stiamo facendo? Cioè, il sistema che cosa tenta di fare con un problema di questa portata? Dice le auto elettriche. Le auto elettriche, quando consumano delle batterie o vengono ricaricate da eccetera, cioè consumano elettricità. Se quella elettricità è prodotta in impianti che consumano il petrolio, siamo in guai. E se le batterie per le auto elettriche sono in base al litio, e il litio è una sostanza che esiste in natura, ma che è molto poca rispetto al numero di milioni di auto che il sistema pensa di dover produrre, nuove auto elettriche, eccetera, eccetera. Ecco, però noi siamo ancora all'interno, quando voi leggete i giornali, tutti parlano di quante auto elettriche saranno fatte, si discute se si farà l'impianto sulle auto elettriche in Italia, eccetera, eccetera. Cioè, questa è la discussione, cioè noi siamo ancora all'interno di un sistema economico che è totalmente orientato a continuare i processi che abbiamo visto in particolare dagli anni 80 venire avanti. Quindi questo discorso è molto pesante, bisognerebbe farlo in dettaglio. Io vi ho dato, avete uno schema scritto, quindi poi potrete rivedere queste cose e avete una serie di materiali che vi saranno distribuiti, quindi ogni mia affermazione dietro c'è un pezzettino di documentazione della. Beh, non dovete imparare a memoria o studiarli, date un'occhiata solo per capire la portata dei problemi. Allora, questa è la situazione. Cosa ci possiamo aspettare in prospettiva? Se questa è la situazione, noi abbiamo alcuni percorsi che possono succedere. Io ho cercato di delinearli anche scritti. Il primo è: continuiamo a fare quello che si sta facendo negli ultimi 10-20 anni. Cioè il sistema continua a produrre combustibili fossili, continua a produrre l'acciaio in certe condizioni, continua a inquinare l'agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. Se questo è vero, noi cominceremo a cambiare questo sistema solo quando i disastri ambientali supereranno una certa soglia. E guardate, quando dico superare una certa soglia, non significa Venezia andrà sott'acqua, perché sta già succedendo. E il problema è che quando succederà durante tutto l'anno, diranno, beh, ma a Venezia è sempre successo, no? E avremo altro tempo prima di intervenire. E invece noi abbiamo le isole nell'Oceano Pacifico che sono già sott'acqua, perché tutti i discorsi che vengono fatti sui 2 gradi da non superare, eccetera, sono dei discorsi che non tengono conto che sono dati medi, globali, mondiali, il che significa che ci sono già zone che stanno al di sopra dei 3 gradi di riscaldamento e dove le isole vanno sott'acqua. Mi spiego? Cioè, quindi noi non stiamo partendo, quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché anche le immagini che troviamo sui giornali sono delle immagini molto false da questo punto di vista. Cioè
lasciano sempre aperto questa speranza che non succeda la disgrazia. Mentre invece noi stiamo verificando con i dati e con le esperienze che queste cose stanno già succedendo. L'altro punto importante è che si può cominciare a pensare che il sistema si adegui, cioè cominci ad affrontare questi problemi. Io vi faccio un esempio che mi preoccupa, no? E quindi poi vedrete le conseguenze. Qualche giorno fa, credo una quindicina di giorni fa, l'Unione Europea ha dichiarato non più producibili i piccoli oggetti in plastica, cioè forchette, coltelli, piatti, sono le cosettine più piccole. Però ha dato, questa è una norma non vincolante per i paesi, cioè i paesi devono fare la legislazione, ma nessuno li può obbligare, e dall'altra parte ci sono ancora 2 anni per le imprese per continuare a produrre questi oggetti. Quale sarebbe il problema grosso? 2 anni. Quale sarebbe il problema grosso? Le bottiglie dell'acqua minerale, cioè le bottiglie di plastica. Per queste l'Unione Europea ha detto che saranno escluse nel 29, cioè fra 10 anni. Quindi per i prossimi 10 anni tutti i meccanismi che sono ormai denunciati su tutti i giornali di inquinamento del mare, delle microparticelle nel sangue, eccetera, eccetera, continueranno. Però per noi è un momento in cui sembra che il sistema stia reagendo. Questo è il secondo passaggio, cioè il sistema farà una serie di tentativi. L'ENI, vi faccio un esempio tanto per essere chiaro, l'ENI ha una serie di piattaforme per la prospezione petrolifera che sono in Adriatico e hanno finito il petrolio, cioè di estrarre sono praticamente inutili sul piano industriale. A questo punto dovrebbero affrontare la spesa per l'eliminazione di tutto l'impianto. Cosa hanno inventato? Hanno detto: mettiamo sulle piattaforme petrolifere nell'Adriatico delle pale eoliche e dei pannelli solari. E su questo, su qualunque giornale che leggete, ci sono le reclame dell'ENI che si presenta come azienda che rispetta l'ambiente. E invece semplicemente è mantenere quello che sta continuando a fare, perché nel frattempo ha fatto tutti gli impianti, ha chiesto le enormi prospezioni per la Val d'Agri e ha fatto gli impianti di estrazione davanti all'Egitto, cioè quantità di petrolio ancora in enorme quantità. Ecco, quindi questo è il secondo tipo di percorso. Voi, come capite, ambedue queste cose sono estremamente preoccupanti, e soprattutto perché continuano a quella definizione estremamente chiara, no? Dello zombie che continua a camminare pensando di essere un essere vivente, no? E si presenta però come tale. Allora, queste sono le prospettive. E noi ancora, se ci pensate un attimo, quanti sono, fatemi un esame così, quanti sono i partiti che hanno messo i problemi ambientali, diciamo, all'interno dei loro obiettivi? Cioè, andate a dare un'occhiata. Dovete tutti andare a votare, eccetera, eccetera. Quindi, date un'occhiata. Noi siamo ancora lontani dal voler affrontare il problema, non risolvere, ma affrontarlo. Allora, questa è la premessa, un po' drammatica, scusatemi, però questo in mezz'ora devo darvi così alcune immagini. Che cosa sta succedendo nel frattempo? Ed è una delle poche cose che stanno funzionando. Intanto c'è il terzo percorso. Il terzo percorso è quello che va sotto il nome della Green Economy, cioè l'economia verde. Sono tutta una serie di attività, di produzioni, di
commerci, di cose che vengono fatte tenendo conto dell'ambiente, cioè tenendo conto che cercando di evitare di danneggiare l'ambiente. Il problema fondamentale però è che ogni volta che voi le studiate, fate attenzione, se leggete il Corriere della Sera c'è un settimanale aggiunto, gratis, che si chiama Le Buone Notizie. Se andate a leggere, così a scorrere quell'inserto, la maggior parte sono green economy, cioè sono questo tentativo, quindi di presentare queste iniziative come una via di soluzione dei problemi. E quando andate a vedere il meccanismo sottostante, cioè il meccanismo dell'accumulazione del capitale, il meccanismo dello sfruttamento dei lavoratori, eccetera, è intatto. Quindi anche se la forma esterna sembra essere rispettosa e tener conto di tutti i danni che sono stati fatti all'ambiente, al pianeta, eccetera, purtroppo per tutte queste attività, se ne andate a studiare un po' attentamente, sembrano un miglioramento, ma non sono ancora la soluzione. Lo stesso discorso quando si parla di economia circolare. E sulla carta, cioè sulla teoria, quando viene presentata l'economia circolare, cosa dice? Progettiamo ogni prodotto in maniera che gran parte, dunque, che usi meno risorse naturali, che possa essere riciclato e che molti pezzi del prodotto possano essere riutilizzati. Quindi l'economia circolare dovrebbe comprendere tutte queste attività che di fatto dovrebbero risultare meno incisive nei confronti dell'ambiente. Il problema è che questo purtroppo non risolve il problema di quanti alberi stiamo tagliando in Amazzonia, di quante materie prime usiamo. Quando andate a vedere i dati sul consumo di materie prime, ancora oggi solo il 9% di tutte le materie prime che estraiamo, compreso il petrolio, eccetera, che estraiamo dal pianeta, è in via di riciclo. 9%. Quindi siamo lontanissimi dall'avere un'economia di questo genere, cioè molto adeguata alla condizione del pianeta in questo periodo. Allora, se questo è il quadro, come capite è una posizione molto netta, io ci ho lavorato parecchi anni, quindi ve la passo così come me la sono faticata fino a 32-33 anni. Ho lavorato al Ministero del Bilancio nella programmazione economica, cioè ho lavorato 6 anni come un pazzo perché credevo che il nuovo piano economico nazionale fosse la soluzione dei problemi dell'Italia, in particolare del Mezzogiorno. E ho lavorato con un pazzo, fatto delle cose pazzesche che un giorno forse vi raccontate. Poi, arrivati alla fine, in passato il piano è diventato una legge approvata alla Camera e poi è scomparso, non se ne è più parlato. Cioè, io ho dovuto trarre delle conclusioni mie personali dicendo, evidentemente è molto difficile modificare il sistema così com'è e dalle sue basi, cioè intaccando i meccanismi. Questa è la mia esperienza, quindi vorrei farvi capire bene che per molti anni ho pensato in una certa maniera e poi ho dovuto passare a delle posizioni un po' diverse perché sennò mi sembrava di vivere in un mondo assolutamente irreale. Questo mondo un po' irreale ha due componenti, quelle di cui parlo adesso. Una si chiama economia alternativa e solidale, quindi sono tutte queste piccole attività che vengono fatte, sono sempre abbastanza piccole. In Italia però sono quasi 2 milioni di persone che lavorano in questo tipo di soluzione. E sono tutte attività in agricoltura, commercio con i paesi sottosviluppati, eccetera, che però
sono rispettosi dell'ambiente, sono rispettosi delle persone e delle popolazioni che ci lavorano e soprattutto non danneggiano, non hanno residui, oppure sono tutti riciclati, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte attività, sono circa 60 settori diversi che sono, producono questo tipo di attività. Allora, l'ipotesi che è in corso, quella che stiamo continuando a portare avanti da circa 20 anni, è che questo tipo di logica si può ampliare. Guardate, quando uno prende questo tipo di strada, comincia a pensare in quei termini, è certamente possibile sottrarsi al sistema dominante, cioè non essere più vincolati da quelle logiche. Mi è chiaro, quindi non è un'economia verde, è un'economia diversa, altra, cioè che segue logiche completamente diverse. E questo vale nei rapporti con i lavoratori, nei rapporti con l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto possibile. Poi, se volete, dopo sulle vostre domande possiamo fare degli esempi. Però questa è la logica che stanno seguendo un sacco di persone. L'altro tipo di approccio è teorico, cioè è un pensiero che è iniziato una trentina di anni fa, ma già di mille precursori, in realtà è partito dal 72, che si chiama il pensiero della decrescita. Il pensiero della decrescita fa un ragionamento molto semplice, cioè dice tutti questi danni del sistema dominante dipendono dal fatto che il sistema è obbligato a crescere, cioè non si può fermare, non può rallentare, non può cambiare metodo, è obbligato a percorrere questa strada, quindi deve estrarre sempre più materie prime, eccetera. Quindi questo è il primo passaggio, quindi il discorso della decrescita significa che un sistema che deve crescere è inadatto al pianeta. Questa è la prima immagine, la prima affermazione, cioè si deve mettere in piedi un sistema economico, quindi non un sistema, zuzzurrone, ma un sistema economico, che però non abbia la crescita come motore, come fattore di spinta, che sia un sistema che può aumentare, che può avere tutta una serie di sviluppi, ma che non è una crescita a ogni costo e al massimo livello possibile, perché la ricerca fatta dal sistema dominante è questo, cioè ogni volta viene trovata la soluzione più rapida e soprattutto quella che dà maggiore profitto. Però ogni volta non è che si può scegliere fra un profitto maggiore e un profitto meno, tutti scelgono il profitto maggiore e quindi c'è una corsa, siccome c'è questa competizione continua, c'è questo sistema che porta ai danni di cui abbiamo parlato prima. L'altro tipo di meccanismo è che, oltre al discorso della crescita, c'è il discorso del rispetto ambientale. E questo rispetto ambientale deve diventare sostanziale, cioè deve diventare il punto di partenza, non la tutela del sistema, perché noi stiamo mettendo in discussione gli equilibri del pianeta, cioè il meccanismo, noi, tutta la nostra civiltà è nata un certo numero di milioni di anni fa, perché è finita una glaciazione molto importante e è cominciato un periodo di caldo relativo, con alcune piccole interruzioni, eccetera, eccetera, però è cambiato un equilibrio. All'interno di quel cambiamento è nato l'essere umano, nel senso quello che si è trasformato nell'essere umano che conosciamo. Quindi noi siamo strettamente vincolati a questo, meccanismo
storico, ma storico su milioni di anni. E questo deve essere però rispettato, perché noi invece in questo momento stiamo turbando questo tipo di equilibrio, cioè quell'equilibrio che il pianeta aveva raggiunto in quell'epoca. L'altro passaggio importante è che nel pensiero della decrescita è che richiede un nuovo immaginario, la definizione è questa, ci sono una serie di volumi. Immaginario significa che noi per esempio siamo dominati da un immaginario, cioè noi vogliamo una macchina sempre migliore, una televisione che abbia più programmi è importante. Ecco, quello che la decrescita descrive, cerca di approfondire, ho scritto una serie di documenti, è che è possibile avere un immaginario diverso, che non significa essere poveri, non mangiare, soffrire la fame, cioè non significa questo, però significa stabilire un livello di produzione economica che soddisfi tutte le esigenze fondamentali e poi piano piano si può migliorare il livello di vita, però quando i bisogni essenziali di tutti siano soddisfatti. E questo immaginario diverso, cioè come si... appena uno accetta questa idea, io non dico diventi una fede, però cominci a pensarlo. Io faccio degli esempi. Noi per esempio ogni volta che facciamo il regalo a qualcuno lo andiamo a comprare, cioè facciamo un atto economico, andiamo a comprarlo. Si è praticamente persa l'ipotesi che si può fare un regalo a qualcuno regalando un disegno, regalandogli un pezzo di musica, regalandogli un quadretto, scrivendogli una poesia, no? Cioè che si possa fare un qualcosa anche senza avere particolari capacità artistiche eccetera, però si possa fare qualcosa non di mercato. Allora appena uno entra in un'ottica di questo genere cambia la prospettiva, e fate attenzione, cambia in maniera radicale, perché cambia il rapporto che uno ha con i fattori economici, quelli che conosce e che ognuno di noi ha. Il pensiero della decrescita nasce all'interno del sistema, quindi non è nato immaginando cose assolutamente nuove, eccetera, eccetera. Il pensiero della decrescita fa tutta una serie di passaggi, di suggestioni, e poi parla di processi di transizione verso un sistema completamente diverso. Ci sono altre caratteristiche importanti, per esempio il sistema del pensiero della decrescita non pensa in termini di modelli, cioè non c'è un modello come dovrebbe essere la società della decrescita in funzione, cioè già realizzata, perché lì c'è una difficoltà grossa che credo che non sarà mai superata. Il pensiero della decrescita sostiene che il modello dovrà essere, il pensiero della decrescita deve come dire, pensare attentamente ogni modello, però ciascuno secondo la propria cultura, cioè un calabrese o un milanese avranno due modelli di decrescita diversi, perché cambiano tutto il sistema delle relazioni, cambia il sistema degli apporti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io ho finito sostanzialmente, a parte l'organismo di controllo, però adesso poi ripariamo. Immagino ci siano interventi, domande, benissimo. Ecco, prego. Buonasera. Stanno
Grazie. Volevo ripartire dalla conclusione di Laura Pennacchi e il riferimento allo spot di Zingaretti. La prima domanda, visto che stiamo parlando di scuola politica, ma questa politica ormai è puro marketing, è solo marketing? Si riesce a andare oltre il marketing? Ora, la scienza del marketing è una scienza bellissima, anche piuttosto nuova, ma se poi manca il prodotto, cosa accade? Fare un marketing di qualcosa che non c'è, che è prodotto. Andiamo a finire nell'inganno, siamo pure la truffa. E quindi questa è la prima domanda. E poi il prodotto. Noi parliamo di modelli, parliamo anche di modelli innovativi, eccetera, ma non parliamo di governance, perché poi questi modelli vanno gestiti e forse negli ultimi, almeno la mia esperienza personale, sono un baby boom, ormai gli anni sono trascorsi, il confronto dagli anni 60, dal 68 in poi è stato piuttosto forte, no? Siamo più o meno coetanei, sì. Quindi abbiamo vissuto lo stesso arco, le stesse esperienze, e abbiamo visto che poi in fondo, se osserviamo anche lo scenario internazionale in termini di governance, oserei dire che lo Stato moderno ha tutta una serie di belli riferimenti, ma in termini di governance forse l'unica cosa è riuscire a gestire bene lo Stato moderno sono stati i conflitti, le guerre, con tutte quelle conseguenze. Forse ancora oggi si fa, il sovranismo tende a fare una guerra, magari di tipo economico, ma tende. Quindi io non vado oltre con le domande, ne avrei delle altre, ma su questo mi piacerebbe conoscere la vostra parola. Su quello che diceva Laura Pennacchi, no? Mi è venuta questa considerazione, ma forse il neoliberismo non sarà un tipo di sistema che ha esasperato qualcosa che esisteva già prima, quando dominava il keynesismo nell'economia capitalistica. In che senso? Nel senso che ha, diciamo, esasperato la tendenza all'aumento delle disuguaglianze. Però mi viene in mente questo esempio, no? Ad esempio, quando è stato creato il sistema retributivo delle pensioni, no? Allora, se io ho un operaio che a fine carriera arriva a 1500 euro al mese, gli garantisco l'80% dell'ultima retribuzione, è giusto. Però se eccedo medio, persone che guadagnano 3.000-4.000 euro al mese chiedono a banca applicato lo stesso meccanismo, poi ristabiliscono la disuguaglianza. No, perché si collega a una cosa che diceva Silos Labin, no? Nel saggio sulle classi sociali in Italia, diceva, beh sì, effettivamente, e lo scriveva quando la sinistra era ancora forte negli anni 70, cioè, i partiti di sinistra poi sì, sono di sinistra, sono votati dai lavoratori, però poi sono diretti da persone del ceto medio che non sempre poi effettivamente riescono ad andare contro i loro interessi per applicare politiche redistributive. E questo la questione, cioè quanto effettivamente c'è stata nella sinistra una volontà di combattere la disuguaglianza, oppure appunto il problema è che, cioè, la disuguaglianza si combatte, l'assetto delle classi viene modificato. Se ci sono altre domande, magari possiamo già fare primo giro di risposte. Io dovrei fare una domanda. Primo e ultimo, perché sono le 8:20. Primo e ultimo. Certo. Io chiedo solo questo. Alcuni esempi pratici di green economy, e poi ha parlato anche subito dopo di nuove realtà piccole
di produzione o comunque di, ha citato appunto alcuni settori economici produttivi piccoli che potevano essere migliori rispetto alla green economy. Ci fa degli esempi per capire la differenza tra gli uni e gli altri? Grazie. Altri interventi? Sì, prego. Tanto grazie a chi ha organizzato questa iniziativa. Io abito qua vicino ma non conoscevo questo spazio e apprezzo molto questa occasione. Invece ho avuto la fortuna di conoscere sia Laura che Alberto per diverse vicende. Parlo da delegato sindacale. Laura ha un'estrazione sindacale e Alberto ci ha accompagnato. Io sono un delegato sindacale di un'azienda informatica metalmeccanica che nasce comprata da privati, e Alberto ci ha accompagnato in un percorso che noi abbiamo fatto, un tentativo di trasformazione dell'azienda in senso eco-compatibile. Vi racconto l'episodio perché è carino ma è brevissimo. Noi avevamo una trattativa interna bloccata. L'azienda è Almaviva, nota per aver fatto il più grande licenziamento collettivo degli ultimi 20 anni in Italia. Io sono fortunato, sono nella parte informatica, non nella parte call center. Cioè una trattativa interna bloccata, il blocco principale era sul premio di risultato. Ci viene in mente la cosa, risparmiamo sui consumi energetici e cerchiamo di trasformare questo risparmio in soldi da buttare sul premio di risultato. Conoscevamo Alberto, andiamo da Alberto. E diciamo, Alberto, tu che sei economista e ti interessi l'ambiente, trovaci una formuletta, la sto banalizzando, ma è stato più o meno così, trovaci una formuletta per riuscire in questo intento. E Alberto, molto signorilmente, quindi non con le parole che userò io, ci dice non avete capito un cazzo, cioè non è questa la strada, non è questa la soluzione, proviamo a immaginare tutti quanti insieme un processo di trasformazione dell'azienda e vedrete che da questa cosa verrà fuori anche il premio di risultato. E ci ha messo a studiare, perché quello è tremendo veramente, e per 3 mesi ci ha messo a studiare. Ogni settimana ci vedevamo a casa sua, rifacevamo il punto, ripartivamo e andavamo avanti così. La cosa ha funzionato. Era il 2008-2009, quindi l'inizio della crisi di cui abbiamo parlato, e noi siamo riusciti, in un'azienda molto difficile dal punto di vista sindacale, a portare avanti questo progetto. Dico tutto questo per farvi immaginare come anche in una situazione difficile, in una situazione in cui, guardate, ci sono aziende che hanno vissuto esperienze di trasformazione in questo senso, ma mai con un coinvolgimento, anzi con un protagonismo del sindacato come quello che abbiamo vissuto noi, in buona parte grazie ad Alberto. Passano gli anni, la situazione è difficile, il licenziamento della parte call center, ho già parlato. Almaviva, quando i privati comprano la vecchia Finsiel, fa un'operazione a debito. Il gruppo Posse, il gruppo della famiglia Filippi, col center era piccolo, deve comprare la Finsiel, che è più grande, si indebita, e si indebita con le banche nella maniera tradizionale. E continua su questa strada, perché il meccanismo è micidiale, non si esce da una situazione di indebitamento. Ultima, allora, immaginate che per portare avanti questo progetto noi in qualche modo avevamo ricostruito un sistema di relazioni sindacali, di relazioni industriali con l'azienda, positivo, nonostante tutte le difficoltà a cui accennavo. Ultimamente, 2 anni fa, che cosa succede? Succede che le banche non danno più, il credito deve essere rinnovato continuamente, e le banche non si fidano più, perché vedono che questo sistema, che cambiamo sempre il pool di banche, a una via cambia il pool di banche, che cosa fa l'azienda? Emette delle obbligazioni. Si passa su un terreno diverso, che è quello della vera e propria finanziarizzazione, e adesso Almaviva c'ha il debito, che è rimasto delle dimensioni che aveva in precedenza, continua a pagare interessi ingenti, ma il nostro interlocutore finanziario non sono più le banche, ma sono fondi di investimento internazionali. Ci fa ridere la cosa perché una parte dei bond che sono stati messi sul mercato Almaviva sono stati acquistati da un fondo dei maestri pensionati del Wisconsin, una parte ingente. Quindi oggi il nostro debito e gli interessi che Almaviva paga
vanno al fondo pensione dei maestri del Wisconsin, quindi una situazione di complessità e di difficoltà di rapporto con questo interlocutore finanziario estremo. In due anni, anche per altri motivi, la nostra situazione di rapporti sindacali interni con l'azienda sta progressivamente precipitando, cioè tutto quello che noi avevamo costruito e anche gli aspetti a cui teniamo molto e a cui Alberto tiene particolarmente si sono fermati. Tutto quello che avevamo costruito sta andando avanti per inerzia, ma non più con la spinta che eravamo riusciti a creare all'inizio. E allora la riflessione che io faccio, che è anche in qualche modo una domanda, è: noi riusciamo a fare resistenza, ma se non passiamo ad una fase di trasformazione prendendo di buono quello che ci hanno prospettato Laura e Alberto, noi da questa situazione di resistenza, io sono abbastanza tranquillo per quello che vedo nella mia azienda e per il nostro, noi non usciamo vivi. Cioè è una resistenza che non ci porta lontano e che da azienda a azienda, da situazione a situazione, prima o poi ci porta all'estinzione. Cioè noi queste nostre idee non riusciamo a portarle avanti perché questo sistema e questo meccanismo sono assolutamente micidiali, e benvengano quindi iniziative come queste che ci aiutano a una riflessione generale e a trovare qualche spunto in più per andare avanti. Scusate la lunghezza. Un'ultima domanda, poi dobbiamo passare la parola di nuovo ai relatori. No, io in realtà una domandina ce l'avrei. No, una per una, diciamo. No, volevo capire bene in che modo, una domanda per Alberto Castagnola, questa economia solidale di cui parlava non entra nei meccanismi del mercato. Diciamo, ecco, farci capire bene questa cosa. E poi invece una domanda per Laura, se diciamo dietro l'antropologia, chiamiamola così, del neoliberalismo o neoliberismo non ci sia qualcosa di più del semplice homo economicus, cioè la capacità che ha avuto di fare egemonia il neoliberismo, anche di attrarre diciamo i desideri, le istanze, i bisogni delle persone che si sono anche riconosciuti in questa forma di vita, di economia, non fa pensare che forse ci sia magari anche qualcosa di più rispetto a una semplice riduzione dei rapporti e della concezione dell'uomo a un semplice homo economico solo interessato a se stesso? Cioè, c'è qualcosa di più, se no come spieghiamo la capacità di mobilitazione e di anche egemonia culturale di questo sistema economico? Ok. Ripartiamo da Alberto. Facciamo l'inverso, però tenendo conto che abbiamo solo 10 minuti. Possiamo rimanere ancora. Allora, ti ho spiegato, c'ho un impegno di famiglia. No, facciamo così. Rispondere a tre cose, 3-4 insomma. Allora, la prima domanda era sulla governance, no? Allora, se noi pensiamo a una struttura che parta dal basso, quindi comunità di persone che vivono in un territorio, che sono rappresentate ad un organismo intermedio, questo organismo intermedio propone delle modifiche alle leggi, eccetera, eccetera. Cioè la governance cambia completamente il meccanismo dall'alto al basso e parte dal basso. Quindi è una governance del tutto particolare che si tiene però sulla fiducia dal basso. Cioè le singole popolazioni sono loro che danno le indicazioni e poi c'è un sistema di governo. Se voi ci pensate, noi nella storia della democrazia invece abbiamo avuto un'altra cosa, cioè la popolazione esprime dei rappresentanti, questi rappresentanti sono negli organismi,
Poi nella gran parte delle democrazie occidentali si è perso il meccanismo con la delega e non la rappresentanza, cioè in sostanza non sono più responsabili di quello che hanno promesso a chi li ha votati, e questo crea una serie di pasticci che conosciamo tutti perché stanno su tutti i giornali. Allora invece nel sistema della governance dal basso questo meccanismo non si può presentare perché non c'è delega, c'è semplicemente una rappresentanza e l'iniziativa, il potere di iniziativa legislativa è dal basso. L'altro punto che mi sembra importante, a me piacerebbe anche dire qualcosa sulla sinistra, la disuguaglianza, ma mi trattengo. Sei d'accordo, no? Allora, la green economy e i nostri esempi. Allora, se un esempio di economia solidale sono 25 consorzi vicino Catania che producono arance, in gran parte arance, però anche cominciano a produrre le banane perché è cambiato il clima a Catania. No? Questi consorzi vendono a gruppi d'acquisto a Roma o a gruppi d'acquisto in altre zone, oppure su mercati contadini, cioè mercati dove i contadini portano i loro prodotti direttamente, cioè senza passare dai mercati generali o dal commerciante. Però se uno non sa bene quello, come funziona il meccanismo dei prezzi nel sistema, è un pasticcio. Noi, tutta la frutta che noi mangiamo viene da Fondi, però gli agricoltori di Fondi la vendono a dei commercianti che acquistano la frutta e le verdure sull'albero, come si dice, cioè in anticipo, a un prezzo basso. Il contadino non può fare altro che venderla a quel commerciante, il commerciante la porta a Roma e la vende a qualunque prezzo. Allora, e questo è il meccanismo, dunque, adesso è un po' più complicato, ma questa è la sostanza. Allora, il tentativo che si fa con un'economia di tipo diverso è quella di vendita diretta, e fate attenzione, il prezzo, chi lo fissa? Nell'economia solidale non succede sempre, ed è molto difficile questa, trovare la soluzione concreta, però secondo i principi dell'economia solidale il prezzo si decide insieme, cioè mettendo insieme i bisogni del contadino che ha coltivato il campo e i bisogni di mangiare delle persone che ricevono il cibo. Non so se è chiaro, cioè cambia logica, non c'è il mercato, non si passa attraverso quello che noi chiamiamo il mercato, che però il mercato significa anche controllo da parte di categorie o fasce di persone che non hanno interesse nello scambio, ma semplicemente nei guadagni che si possono fare scambiando i prodotti realizzati e consumati da altri. Cioè, è questo il meccanismo, dove cambia il meccanismo è questo. Allora, la green economy, quando di fronte a una cosa di questo genere sarebbero gli stessi 25 consorzi che però vendono soltanto arance e le vendono soltanto alla Cina. Sta succedendo. Non è lo stesso consorzio, ovviamente, però sono gli stessi aranci. Ecco, allora, è green economy perché è un prodotto, sono tutti contenti, viene pubblicizzato perché è un prodotto agricolo, noi siamo contenti che i nostri aranci vadano in Cina, eccetera, eccetera. E viene presentato come un contratto favorevole. Invece pensate che cosa significa trasportare degli aranci in Cina. Allora, o vengono super congelati oppure vanno in aereo, l'aereo consuma, eccetera, eccetera. Cioè, stiamo in situazioni di questo genere, però vengono presentati come un rapporto positivo tra i popoli. Non so, ho fatto un esempio, se ne potrei fare 10, insomma, no? Però è sempre un problema di come si affronterà la questione. Poi, sei minuti.
No, volevo aggiungere solo una cosa. Mi sembra di aver risposto alle domande. Sui 10 minuti ci sono ancora 3 minuti e mezzo. Bene, allora, la cosa, no, volevo aggiungere una cosa sulla Almaviva. Quello che in due, ha detto, 10 minuti, che Almaviva per... Ah, allora, 10 minuti erano in due, non avevo capito io. E allora conviene, sì, casomai... Parto dall'ultima grandissima questione che ha posto Giorgio e poi riprendo il filo di un ragionamento cercando anche di interloquire con Alberto. Cioè, se non ci sia qualcosa di più di questo dispositivo, che è un dispositivo strepitoso, quello dell'Homo Economicus, ma sicuramente in tutto il corpo delle discipline e soprattutto nell'intreccio, nel grumo di tanti fenomeni e processi diversi che si sono addensati nella storia, ci sono tantissime cose. E in particolare molto importante, non ho potuto dargli lo spazio che meritava, ma nei libri e anche negli ultimi impegni che ho assunto c'è tutto l'aspetto della seduzione, che però non sta nella disciplina economica, l'aspetto della seduzione, della manipolazione, della sollecitazione, distinti che si abitano poi in un meccanismo di alienazione, di feticismo della merce, tutte cose che già aveva indicato Marx sempre nei manoscritti economico-filosofici. Poi c'è tutta una tradizione di pensiero novecentesca, la scuola di Francoforte, che ha molto lavorato su tutti questi aspetti, che si addensano tutti, però partono dall'Homo Economicus, anche questi analizzano, per esempio nell'analisi magistrale che fa Marcuse, che è l'origine poi dell'esplosione e la legittimazione ideologica del 68, in quell'analisi dell'alienazione e in quella precedente che fanno Calmer e Adorno, c'è tutto il problema del consumismo, della società di massa massificate per l'appunto dal consumo, e tante analisi anche che i sociologi hanno fatto sulle differenziazioni dei modelli di consumo, e però anche l'uniformità di fondo che veniva dal punto di vista strettamente epistemologico che riguarda la disciplina economica nel passaggio tra 800 e 900, perché prima era completamente diverso. Io ho citato Adam Smith, ma possiamo citare Riccardo, abbiamo citato Carlo Marx, possiamo citare, ma perfino degli economisti meno eterodossi come Marshall, avevano una ricchezza di apparato analitico da cui partivano, che nella sistemazione epistemologica che compie l'economia neoclassica all'inizio del Novecento, attraverso Pareto e altri, scompare. Io ho lavorato per un certo periodo d'estate, alcuni mesi, a Oxford con Tony Atkinson che citavo. Tony, una cosa che diceva, e Tony era uno assolutamente da premio Nobel, era uno straordinario, a lui si riferisce peraltro Fabrizio Barca, e che è venuto qui, sì, penso, no? E tutto, loro dicono, la chiamano l'agenda Atkinson per l'Italia, tanto è importante il pensiero e l'ascito che Tony ci ha lasciato. Ma Tony, una cosa che diceva ricorrentemente, è impressionante la mole di simulazioni modellistica, modelli, micro e macro simulazioni che viene prodotta a partire da tutta l'econometria, e così a partire solo sulla base di una sola idea, perché l'economia ha fatto questo, la disciplina economica ha fatto questo, e questo gli ha dato anche una straordinaria potenza, che era la cosa che indicava
tu mi pare che l'hai presente, l'hai sentito, Mario Ricciardi, quando abbiamo fatto la discussione appunto all'enciclopedia del mio libro. Mario Ricciardi diceva, e giustamente, non sottovalutate la potenza analitica straordinaria che tu, e le ragioni della sua affermazione anche nel mondo universitario, a parte che c'è stata, io lo sottolineo sempre, un'attiva mobilitazione malefica che ha espulso il pensiero keynesiano da tutte le università, a partire dagli anni 70 in tutto l'Occidente, a partire dalla metà degli anni 70. C'è stata la trilaterale, ve la ricordate? C'è stato un investimento culturale pazzesco che è stato anche fatto, ma comunque è indubbio che c'è una potenza straordinaria, però è una potenza che anche si autodistrugge, perché nel 2007-2008 è arrivata dopo che la crisi è esplosa, la regina Elisabetta è andata dagli economisti e gli ha detto: ma com'è che non ve ne siete accorti che si stava preparando questa catastrofe? Quindi questo per quanto riguarda questo aspetto, che comunque è molto importante, va tenuto, sono d'accordo con te che va, il nostro discorso deve tenere insieme entrambi i poli. Sulle altre domande, la politica sta diventando solo un marketing, e questo è vero ed è uno dei drammi che stiamo vivendo. È uno dei drammi anche perché poi le cose rimangono non governate, come giusto appunto è stato detto. Se il problema è solo il Twitter, apparire, manifestare, l'immagine, dire due cose, e fare propaganda e scappare subito all'altra occasione in cui si fa tutto ciò, perché poi è chiaro, i contenuti non ci sono, le politiche davvero non ci sono, ci sono solo delle cose molto raffazzonate, e quindi sostanzialmente non c'è governo. E quindi il governo, secondo me, è il vero problema, molto più della governance, come qualcuno ha detto. C'è un problema di governance, ma il vero problema è stato che con il neoliberismo si è passati dal government alla governance. C'è stato l'odio per il governo. Meno regole, meno tasse, meno Stato, era l'odio per il governo. E io non sono nemmeno d'accordo che lo Stato moderno si sia mostrato buon gestore soltanto nelle guerre. No, non penso proprio che sia così. Anzi, penso e credo che sia sbagliato che noi che riflettiamo su tutte queste cose cadiamo in semplificazioni di questo tipo, che poi danno luogo a valutazioni pessimistiche, eccessive e infondate. E da una parte sono non completamente fondate queste valutazioni pessimistiche, dall'altra ci portano disarmati a discutere con le altre persone, perché noi con gli altri, per averne il consenso, possiamo agire, fare solo leva sulla paura, le valutazioni negative, le valutazioni disastrate, non offrire nessuna pillola speranza delle persone. Io penso che questo non sia utile, ma anche storicamente, ricostruendo questi due secoli che abbiamo alle spalle, io penso che lo Stato di diritto, l'evoluzione dall'anziano regime è stata prodigiosa, ed è grave che appunto il neoliberismo abbia portato quest'odio per lo Stato e si sia trasformato, come dice James Galbraith, il figlio del Galbraith che aveva studiato la società opulenta, in un predator state, in uno stato predatore. È grave, e questo lo dobbiamo denunciare anche prendendo atto delle cose straordinarie che invece lo Stato di diritto, animato dalle visioni costituzionali che sono alla base delle nostre convivenze. La Costituzione italiana è una cosa così importante proprio perché anima tutta l'idea dell'assetto istituzionale e dello Stato di diritto. Io penso anche che quando facciamo queste affermazioni dobbiamo tener conto, a proposito per esempio delle questioni eguaglianza e diseguaglianza, visto che
mi richiamavo alla nostra Costituzione, l'articolo 3, quindi uno dei primissimi articoli della nostra Costituzione, pone come imperativo alla Repubblica combattere la diseguaglianza e anzi realizzarla l'eguaglianza. L'articolo 3 ci propone un'immagine: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, quindi eguaglianza formale, ma anche un'immagine di eguaglianza sostanziale. La Repubblica ha il compito di rimuovere, e conoscete meglio di me qual è, cosa dice il testo della Repubblica, ma anche lì io non penso che il neoliberismo abbia solo esasperato la diseguaglianza, le diseguaglianze che esistevano già prima, non lo penso proprio, al contrario, penso che il neoliberismo sia stato il disegno, il tentativo purtroppo riuscito di restaurazione di classe, come la chiama David Harvey, che è un grande antropologo, economista, marxista, che dice, parla di una restaurazione di classe che a partire dalla trilaterale e addirittura prima, perché un grande economista di destra che si chiama von Hayek ha animato il manifesto della Montpellier in Society contro tutte queste visioni costituzionali, sociali, New Deal, eccetera. Addirittura dal 1947 hanno cominciato già da allora a cercare di liberarsi di tutta l'eredità della guerra che era stata appunto la costruzione del compromesso socialdemocratico, del compromesso keynesiano, del welfare state. E io penso che sono state realizzate delle cose straordinarie in questi processi che non dovremmo mai sottovalutare e anzi denunciare, che il neoliberismo ha cercato di levarcele tutte, ha cercato di levarci la sanità pubblica, la previdenza pubblica, e in parte ci è riuscito, e adesso tocca a noi cercare di ripristinare le tutele migliori e anche di rinnovare, di cambiare, di produrre qualcosa di nuovo. E per produrre qualcosa di nuovo, a proposito di questa denuncia dei meccanismi della finanziarizzazione, questo debito che si autoalimenta, l'ipertrofia finanziaria, come veniva ricordato a proposito anche di casi imprenditoriali che sono stati vissuti sulla propria pelle, c'è per esempio un altro meccanismo spaventoso che qui non abbiamo citato, è lo stock buyback, cioè le imprese che vendono e ricomprano le proprie azioni solo per farle salire il valore delle azioni e remunerare con quella crescita di valore i manager, sottraendo le quote di valore che vanno ai lavoratori. Ma questi sono meccanismi spaventosi e anche alla base. E però Tony Atkinson diceva, e anche degli allievi di Tony Atkinson, le persone che, per esempio il gruppo che lavora intorno a Mariana Mazzucato, che ha scritto Lo Stato Innovatore, Riformare il Capitalismo, eccetera, dicono: ma si possono fare delle cose? Gli stock buyback vanno vietati, la legge li deve vietare. Le stock option, quando vengono date ai manager, non possono essere rivendute nei due anni successivi. Adesso si possono rivendere subito, praticamente. Insomma, le cose possono cambiare, come si è intervenuto con la legislazione sul lavoro minorile, vietandolo, si può benissimo intervenire su tutti questi elementi. Quindi sul come, che è la cosa che ci dovrebbe, le alternative concrete, a Castagnola, a Alberto, vorrei solo dire poche cose, perché io sono in realtà molto d'accordo su tutte le cose che lui ha detto. Però, primo, avrei meno diffidenza sulle cose che comunque nuove vengono dal fronte della riqualificazione ambientale, del risanamento ambientale. Certo, ciò che non funziona o che è addirittura controproducente, si contrabbanda per green economy e poi dopo è addirittura controproducente, va denunziato e combattuto. Ma istintivamente avrei comunque un atteggiamento più aperto anche alle cose che vengono dal campo imprenditoriale, perché se noi non ci alleiamo, come era già accaduto col compromesso socialdemocratico e col compromesso keynesiano, con la parte
di imprenditori, diciamo con quello che possiamo considerare capitalismo buono, c'è un grande, un altro grande autore americano, Bowman, che ha scritto un libro che si chiama Capitalismo buono, capitalismo cattivo. Io sarei un po' per ripercorrere questi sentieri, peraltro un libro anche non troppo antico. Quindi, e poi complessivamente tutte queste cose che sono largamente condivisibili, ma io continuo a domandarmi, io che ho anche contatti diretti, per esempio con Caldois, e anzi ho scritto un libro con lui, io continuo a domandarmi perché Latouche, Caldois e gli altri più vicini a Caldois, tra cui Francesco Fistetti, Elena Puccini, che è una docente di filosofia politica a Firenze, loro parlano di economia conviviale, non usano il termine decrescita, ma perché Latouche e altri si ostinano a usare questo termine, quando poi le frasi con cui concretamente indichiamo, per esempio Castagnola nella sua introduzione ha detto questo sistema, l'alternativa è un sistema che può aumentare, quindi c'è un incremento. Evidentemente, secondo me, questo incremento, abbiamo bisogno di indicatori completamente diversi, quindi tutta la riflessione di Amartya Sen, Stiglitz, in Italia, Giovannini, eccetera, va recuperata. Abbiamo bisogno di orientare verso i bisogni sociali insoddisfatti, tutte le cose su cui siamo assolutamente d'accordo io e Alberto. Perché dobbiamo definire tutto ciò decrescita di nuovo spaventando la gente? Perché le persone non è che si sentono attratte, per quanto io la possa chiamare felice, strafelice, ma è decrescita, no? Non credo che questo possa essere attraente. Invece, un'altra cosa che di Latouche mi ha sempre molto, perfino turbato, è lo sprezzo e l'irrisione con cui tratta Keynes. Come io ho cercato di dire, forse no, non ci sono riuscita abbastanza, ma penso, io sono convinta di questo, in Keynes ci sono più Keynes e ci sono delle suggestioni incredibili. Quello che lui ha scritto per i nostri nipoti è un testo meraviglioso, anche con molti limiti, comunque anche quello, ci sono più Keynes e soprattutto ci sono pensatori ulteriori, diciamo così, che hanno ragionato in modo più ricco, talvolta perfino distinguendosi da lui, ma coltivando le intuizioni feconde che lui aveva gettato. Tra l'altro c'è stata anche una polemica tra lui e Roosevelt, perché quando Keynes diceva a Roosevelt: non ti nemicare tutti gli imprenditori, tutte le corporation, è necessario che tu fai la recovery presto. Roosevelt gli ha risposto: io non voglio fare solo la recovery, io voglio fare la riforma. Quindi vedeva il problema perfino di un possibile conflitto recovery. Io sono molto più rooseveltiana, penso proprio che in quella congere ci sia stato qualcosa di straordinario, e anche negli autori successivi, anni 60, anni 70, e in tanti più giovani che oggi continuano, il problema di fondo rimane quello di interrogarsi sulle strutture profonde. Che cosa, per chi, come produrre, rimangono interrogativi fondamentali. Grazie. Sì, grazie veramente, ci sono stati moltissimi stimoli, cose su cui dovremo riflettere ancora. In ogni caso volevo sottolineare che è stato appunto distribuito del materiale
sia da parte di Laura Pennacchi sia da parte di Alberto Castagnora, e forse tante cose che sono state soltanto accennate, per esempio da purtroppo per limiti di tempo, in questo materiale sono spiegate meglio, ci sono più dati, e quindi comunque questa è soltanto una prima occasione, poi ce ne saranno altre, insomma, anche per riparlare di questi temi. Chi non è scritto? Lasciare la tua mail o vuoi rimanere? No, io volevo soltanto dire che se qualcuno non è iscritto alla mailing list della Scuola di Politica Popolare, non riceverebbe il materiale, e quindi se vuole lasciare ora la sua mail, così noi possiamo andare a far zippato con i materiali che hanno lasciato sia Laura Pennacchi che Alberto Castagnoli, perché altrimenti non ci riceverebbe. Adesso prendo un foglio così ve lo metto a disposizione. Va bene, grazie.